Da 50 anni di esperienza a Stilbagno nasce Camer. Secondo anno del forum Food and Beverage, promosso da The European House Ambrosetti ai Bagni Nuovi. Politici, manager ed esperti dell'industria alimentare, marketing, sport, consapevoli di una situazione complessa, gravano inflazioni, costi delle materie prime e una pandemia non ancora domata. Questa filiera estesa conti 16,5 punti del PIL del paese, tra l'agricoltura, l'industria di trasformazione e la distribuzione. Ho dimostrato come abbiamo sorpassato per la prima volta nella storia i 50 miliardi di esportazione e per il terzo anno consecutivo la bilancia commerciale sopra i 3 miliardi, quando in passato è sempre stata negativa. Quindi, al di là dei fattori di rischio esterni che sono molti e delle preoccupazioni di sistema che sono molte, è una filiera col vento in poppa. La roadmap del futuro? Favorire la sburocratizzazione per sbloccare investimenti, incrementare la competitività, combattere il fenomeno dell'Italian sounding e promuovere esportazioni, accelerare politiche di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, rafforzare il Made in Italy, sensibilizzare, educare. Le prime due voci sono di coloro che hanno voluto l'evento nella magnifica terra. Una scommessa che abbiamo voluto giocare lo scorso anno insieme come provincia e BIM. Una scommessa importante perché laddove si parla di cibo e bevande, la provincia di Sondrio non ha nulla da invidiare ad altri territori italiani e non solo. Enogastronomia, sport, turismo possono contribuire allo sviluppo futuro della nostra valle. Il ruolo del forum con riferimento all'agroalimentare italiano è quello di aiutarci a promuovere di più l'agroalimentare italiano, ma anche a capire come migliorare la competitività delle nostre imprese. Stiamo adesso vivendo un discreto momento perché comunque continuiamo a crescere. Non possiamo non dimenticare che però abbiamo tantissime cose che potremmo fare meglio. La Valtellina ha una possibilità di espansione in Italia e nel mondo importantissima, quindi nonostante noi archiviamo il 2021 con una crescita del 3%, però credo che questo sia molto poco rispetto a quello che effettivamente i nostri eccellenti prodotti possono fare dappertutto. Il futuro è anche internazionalizzare la filiera agroalimentare italiana, le Filippine come partner e mercato di riferimento. Il forum è riuscito a fare rete. Ancora di più della crisi di oggi, dice l'assessore Sertori, dobbiamo raccogliere le forze e fare di necessità virtù. Nel 2026, dove saremo seguiti da più di 2,5 miliardi di persone, per noi, soprattutto per la Valtellina, ma non solo, è l'occasione di far conoscere i nostri prodotti che già sono conosciuti a livello italiano, anche a livello mondiale, ma per valorizzarli ancora di più. E soprattutto lasciatemi dire, anche per far capire come i nostri prodotti sono di qualità, sono buoni, ma sono ancora migliori se si vengono a provare proprio in Valtellina. Non saremo noi a dare l'importanza storica che hanno i prodotti della Valtellina, che sia pizzoccheri, che sia Besaura, che siano vini, che siano le mele, che sia il miele. Non saremo noi a valorizzare quello che è la parte turistica ambientale, che sia Bormio, che sia Livigno, che sia Sondrio, che sulle splendide montagne. Quindi noi semplicemente saremo i valorizzatori di quello che già i valtellinesi hanno saputo valorizzare. I consumatori possono fare la loro parte, con le loro scelte di consumo possono contribuire a questa rivoluzione sostenibile della filiera, ma anche le aziende hanno a disposizione un grande driver per gestire la transizione, che è dato dalla innovazione tecnologica e dalla ricerca e sviluppo. Abbiamo presentato diverse soluzioni tecnologiche che possono consentire di gestire questa sfida, l'irrigazione a goccia, la blockchain con i loro impatti, e siamo veramente convinti che l'Italia sia ben posizionata per farcela.